Io volevo chiedere oggi alla persona con la quale avevo l'onore di trascorrere 5 minuti, Padre Giacobbelia, ma oggi per essere salvati che cosa serve? La fede. E la fede oggi che cos'è? È l'adesione della volontà e dell'intelligenza a Cristo e quindi per lui a Dio, nella potenza dello Spirito Santo che è un suo dono. Serve la fede, cioè questo abbandono fiduciale nella sua persona di Salvatore, non solo di Creatore. La nostra puntata Confidenze Culturali ha anche, soprattutto, tanti ragazzini, tanti giovani studenti all'ascolto e che ci seguono e ci sollecitano tante domande. Il punto della fede con l'educazione oggi, come si sposa? Io direi una cosa, frattanto ai ragazzi bisogna dire con molta franchezza che noi non siamo figli dal caso, perché se noi fossimo figli dal caso saremmo veramente condannati all'infelicità. Come si sposa la fede con l'educazione? La fede è innanzitutto l'annuncio che il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, ha preso carne da una vergine per patire e soffrire per noi. È morto per noi e così ha ucciso la morte e ci ha fatto dono della sua risurrezione. Più che un'educazione è anzitutto un annuncio. All'annuncio può seguire dopo l'educazione, che non è altro che la risposta grata a un dono che già noi abbiamo ricevuto. Un messaggio di salute e d'augurio ai nostri giovani e giovanissimi, la voglia di farli riavvicinare alla fede. Gesù non promette, dona la felicità. Grazie padre Grazie. Giacobbelia, e noi andremo anche a scrutare fra i vari suoi libri, tipo Le preghiere della tradizione cristiana, oppure La caduta del diavolo, soprattutto in questo periodo la seguiamo perché lei sta divulgando il suo ultimo libro, che è Il segreto di Fatima, salvati da una profezia. Grazie. Grazie.